Presentata a Fossa Cesia la manifestazione nazionale Il Villaggio del Vento, che si svolgerà sul lungomare sud nello spazio antistante il centro sportivo Baia Verde. In attesa del Giro d'Italia il 29 e 30 aprile si darà spazio agli sport spettacolari, vista la particolare caratteristica di Fossa Cesia, che offre condizioni di vento tutto l'anno adatte a praticare surf, windsurf ed altri sport simili. Sarà l'occasione anche per incontrare Enrica Zanetti, atleta veneta e pluridecorata nel pattinaggio corsa, che ha conquistato nella sua attività 54 titoli tricolori con 28 medaglie d'oro nei campionati europei, e Andrea Bignotti, campione italiano su bici elettrica cross. Alfonso Ucci, che sta organizzando questo grande evento e rappresenta un po' tutte le associazioni, quante sono e che cosa avverrà in queste giornate? Allora, io intanto devo ringraziare l'amministrazione comunale, perché è sempre stata particolarmente sensibile agli sport velici e lo ha dimostrato anche in questa occasione, coinvolgendoci nell'organizzazione di questo villaggio. È partita da tre associazioni, che sono quelle del windsurf, del kitesurf e del SUP, la tavola con la pagaia per intenderci, e poi magicamente, evidentemente perché c'è stato un grosso riscontro sul territorio, sono stato contattato da altre associazioni. Adesso siamo circa 18 associazioni che racchiudono tutte quelle degli sport estremi, quindi windsurf, kitesurf, SUP, MTB estrema, quindi con 5 associazioni di tutta la regione, esposizione di auto, natanti, motori fuori bordo, e tutto questo farà da corollario la presenza delle Prologo Nazionale, che effettueranno degustazioni di prodotti tipici e lezioni didattiche a tema, e le Città del Vino. Angelo Radico, presidente nazionale di Città del Vino, che interviene in questa bella organizzazione. Sì, anche noi come Città del Vino nazionale e regionale saremo presenti alle iniziative per il Giro d'Italia. In particolare abbiamo organizzato per domenica 30 la partenza di una biciclettata da 11 comuni, che poi tutti per cicloamatori, che convergeranno al lungomare di Fossa Cesia, dove ci sarà un villaggio con degustazioni di vini, di prodotti tipici e musica. Partiranno i cicloamatori dalle piazze di questi comuni e poi sarà possibile degustare i vini abruzzesi di 28 cantine appartenenti agli 11 comuni aderenti. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, anche il Villaggio del Vento vuole essere motivo di promuovere la Costa dei Trabocchi. Sì, intanto la grande partenza del Giro d'Italia dovrà essere la grande partenza del turismo di Fossa Cesia, dalla Costa dei Trabocchi, ma dell'intero Abruzzo. E poi il Villaggio del Vento sicuramente spazzerà le divisioni, le difficoltà, le amarezze, e porterà con forza e vigore l'entusiasmo, l'amicizia e il rapporto tra tutti. Vi aspetto a Fossa Cesia.